Siamo sul pianeta di Arrakis, chiamato anche Dune, dove si trova una merce di inestimabile valore, il melange o la spezia. Grazie a questa sostanza, la Gilda Spaziale, sotto il comando dell'imperatore Padishah, può viaggiare piegando il tempo e lo spazio. Dall'approvvigionamento e dalla raffinazione della spezia dipende lo status quo dell'impero. Il controllo della spezia di Dune diventa terreno di scontro di due dinastie, gli Atreides e gli Harkonnen. Arrakis è un mondo privo di montagne e di mari, battuto dalle tempeste di Coriolì, i micidiali uragani con venti anche a 800 km orari saturi di sabbia abrasiva. Dalle dune di questo vasto deserto emergono i vermi delle sabbie, gigantesche creature lunghe centinaia di metri, invulnerabili a quasi ogni arma umana e dotate di migliaia di denti cristallini capaci di polverizzare qualsiasi materiale. Arrakis, però, non è un pianeta disabitato. Qui vivono i Fremen, gli adoratori di Shai-Ulud, il verme delle sabbie, che grazie alla loro disciplina e alla loro tecnica riescono a sopravvivere in superficie. Nell'universo di Dune la società galattica dell'impero ha una struttura feudale organizzata intorno al Landstrad, l'assemblea dei nobili appartenenti alle case maggiori e minori, e la gestione di ogni feudo, costituito da uno o più pianeti, è affidato ad una casa maggiore. Impero galattico, Landstrad, Gilda Spaziale. Cos'altro dobbiamo aspettarci nell'universo di Dune? Le Bene Gesserit sono una sorellanza esoterica, i cui membri si sottopongono a addestramento attraverso lunghi anni di condizionamento fisico e mentale per ottenere poteri e abilità sovrumane. Leali solo a se stesse, per conseguire i loro obiettivi ed evitare interferenze esterne, spesso si rivestono di un'illusoria lealtà nei confronti di altri gruppi o individui. Le Bene Gesserit furono istituite per il Jihad butleriano, come scuola di addestramento mentale e fisico per studenti di sesso femminile. Il loro fine ultimo è quello di far evolvere la specie umana verso una forma superiore, attraverso una selezione genetica spregiudicata. Per questo scopo hanno iniziato da tempo immemorabile un piano di accoppiamenti programmati per giungere alla figura messianica del Kwisatz Haderach. I Mentat, o computer umani, sono persone con potenzialità logiche e matematiche estremamente sviluppate, usate in sostituzione dei computer. Il loro sviluppo si rese necessario dopo il Jihad butleriano, che proibì la costruzione di macchine a imitazione della mente umana. Nel primo volume della saga di Dune, l'imperatore controlla l'estrazione della spezia su Arrakis attraverso due casate in guerra, gli Atreides e gli Harkonnen. Gli abitanti nativi del pianeta sono i Fremen, popolo tribale nomade del deserto, i soli a conoscere il segreto che consente la sopravvivenza sul pianeta. L'imperatore si schiera con gli Harkonnen contro gli Atreides e il duca Leto Atreides, padre di Paul, viene assassinato. Paul stringe un'alleanza con i Fremen e diventa il loro capo, quindi guida il movimento di resistenza contro gli Harkonnen e l'imperatore, reclamando l'eredità della sua famiglia come semplici governanti. Ma perché l'Oriental Book Club vi racconta dell'universo di Dune? Perché in questa saga appassionante i nomi dei personaggi e dei luoghi sono ripresi dal lessico arabo e non solo. Per le etimologie e i commenti mi sono basata sull'articolo Arabic and Islamic Themes in Frank Herbert's Dune. Il link lo trovate nella caption. Un ringraziamento speciale a Yolanda Guardi per avercelo inviato. Partiamo dal pianeta Arrakis. Questo toponimo deriverebbe dal sistema di stelle esistente conosciuto come Mudraconis, distante dalla Terra 88 anni luce, e noto anche con il nome di Arrakis, il danzatore, o Arrakis, il cammello al trotto. Il temuto verme delle sabbie è chiamato in vari modi: vecchio del deserto, il vecchio padre dell'eternità, il nonno del deserto. Tra questi spicca però Shai-Ulud, che può essere scomposto in Shai, cosa, e Ulud, eterno, eternità. Protagonista di Dune è indiscutibilmente Paul Atreides, che nel corso della narrazione acquisisce diversi appellativi. Lisan al-Gaib, la voce del mondo esterno, nelle leggende messianiche, Fremen, un profeta fuori dal mondo. Il termine in arabo è composto da due parole: Lisan significa letteralmente lingua, Gaib significa sconosciuto o ciò che non è rivelato, o cose che avverranno in futuro e che a noi non è dato sapere. Mahdi. Nell'Islam, il Mahdi, il ben guidato, è una figura messianica di natura umana che viene a riempire il mondo di giustizia. Secondo l'Islam, questa figura apparirà nel mondo alla fine dei tempi, dopo che il Dajjal, una sorta di anticristo che si dichiarerà musulmano, avrà attuato la sua opera devastatrice delle coscienze dei credenti. Muad'Dib, il soprannome che Paul stesso si sceglie una volta che è stato accolto presso i Fremen, è Muad'Dib, ed è il nome del topo del deserto che viene di notte al chiaro di luna. Il termine arabo, Muad'Dib, significa tutore privato o insegnante. Un tempo i califfi assumevano uno o più a Muad'Dib per insegnare ai loro figli vari campi delle scienze.
La pratica sembrava essere comune anche ad altri strati della società. Usul. Questo è il nome dato a Paul dal capo tribù dei Fremen Stilgar. La radice araba Asala significa base. Usul è il plurale ed è usato anche per basi, principi, metodi come Usul al-Fiqh, che è la scienza dei principi della giustizia. Infine, Qisak ad-Dirak, considerata nell'universo di Dune una figura messianica dotata di poteri di preveggenza e in grado di utilizzare la completa memoria genetica di tutti i suoi antenati. È l'appellativo con cui le Bene Gesserit chiamano l'ignoto per il quale hanno cercato una soluzione genetica, un Bene Gesserit maschio i cui poteri mentali organici avrebbero fatto da ponte tra spazio e tempo. Paul Atreides dice di essere il Qisak ad-Dirak. Il termine deriverebbe originariamente dall'ebraico e letteralmente significa salto nel cammino, una forma ebraica arcaica dell'equivalente espressione scorciatoia. I riferimenti al mondo arabo e islamico e alla lingua araba sono quasi illimitati, dal concetto di jihad alla fuga nel deserto ai soldati addestrati da Paul Atreides, chiamati Fedaikin, il plurale arabo del termine Fidai, che letteralmente significa devoto. Questo termine nel corso della storia è stato utilizzato per descrivere numerosi e distinti gruppi militanti o individui in Armenia, Iran e nel mondo arabo. La stessa sorellanza Bene Gesserit, a cui appartiene la madre di Paul Atreides, Jessica. La frase in arabo significa figli dell'isola, penisola. La penisola arabica è spesso chiamata Al Jazeera, la penisola. Inoltre il termine Beni può significare la discendenza da, oppure un villaggio-città originariamente abitato da una tribù, un clan. Tuttavia è possibile una spiegazione alternativa, che l'origine sia latina e significhi lui, lei, farà bene. Herbert si sarà sicuramente divertito a giocare con le parole e le etimologie da diverse lingue, ma questo gioco linguistico rende per noi ancora più affascinante questa saga fantascientifica che pesca a piene mani dalla cultura arabofona.